Facoltà, prego. Riccardo Molinari, Lega. Grazie Presidente. La situazione che sta vivendo il nostro Paese è assolutamente drammatica. Lo sappiamo tutti, ma la drammaticità si evince soprattutto sciorinando i numeri di questa tragedia, particolarmente dolorosi e particolarmente concentrati dal punto di vista territoriale. 2.862 morti in provincia di Bergamo, 2.532 in provincia di Milano, 2.248 in provincia di Brescia, 918 in provincia di Cremona. Questo solo per citare le zone più colpite da questa pandemia, restando al bollettino di ieri. Per non dimenticare le altre migliaia di persone che sono mancate all'affetto dei loro cari in quella parte del paese in particolare e in tutta Italia. E vede, in questo contesto, Presidente, tutto vorremmo fare fuorché fare polemica politica, fuorché fare il teatrino delle parti, perché credo che le famiglie, le imprese, i lavoratori si aspetterebbero da questo Parlamento risposte ad alcune domande. E le domande a cui noi dovremmo rispondere è: come è stato possibile tutto questo? E soprattutto come ne usciamo? E vede, io credo, visto che non sono uomo di certezze, non ho risposte a tutto, ma sono uomo di dubbi e di domande, io credo che a queste domande dobbiamo comunque cercare di dare una risposta con i mezzi che abbiamo. E per farlo dobbiamo sempre tenere in considerazione che questa tragedia è veramente come un bombardamento, come una guerra, perché quando i numeri sono questi vuol dire che chi viene da quella parte d'Italia ha vissuto davvero un bombardamento e una guerra, vuol dire che ogni giorno hai notizia di un parente che è mancato, ogni giorno hai notizia di un amico che è stato ricoverato, ogni giorno preghi perché l'altro amico che è intubato se ne venga fuori. Forse qui è difficile da questi palazzi percepire questa situazione, ma chi viene da quei territori lo sa bene. Quindi le risposte devono essere altrettanto serie quanto il dolore che la nostra gente sta provando in questo momento. E vede, partendo dal presente, il Presidente Conte ha chiesto un coinvolgimento del Parlamento, ha rivendicato un coinvolgimento dell'opposizione e della minoranza. Però, vede, signor Presidente Conte, noi riteniamo che invece il Parlamento sia stato esautorato del suo ruolo, sia per quanto riguarda l'emergenza economica, sia per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, perché non pensiamo che delle informative del Ministro della Salute, che a cose fatte ci informava di cosa succedeva, fosse un coinvolgimento. Come non pensiamo che una seduta come quella di oggi, dove voi non ci permettete di dare un indirizzo chiaro al Governo con un voto, sia davvero una condivisione, una scelta delle strategie in modo comune in quella che è la casa della democrazia del nostro Paese, che è il Parlamento. Vede, per quanto riguarda la parte sanitaria, io oggi ho letto una notizia sconcertante. Io oggi ho letto il direttore generale del Ministero della Salute, Urbani, che parla di un piano segreto per la gestione dell'emergenza Covid che era pronto dal 20 gennaio e che questo piano segreto avesse in qualche modo previsto una serie di scenari drammatici, anche più drammatici di quello che abbiamo vissuto oggi, ma che non se ne è stata fatta menzione alla popolazione e al Parlamento per evitare di spaventare la gente. È una scelta che ha fatto il Governo. Questa è l'intervista che trovate oggi sul Corriere della Sera, è riportata da altri giornali, quindi potete verificarlo. Ma questo vostro esperto è un esperto al pari del vostro consulente Ricciardi, che avete presentato come uomo che avrebbe aiutato a gestire l'emergenza Covid. Ebbene, un'intervista di qualche tempo fa che ho letto del professor Ricciardi sostiene che la partita Atalanta-Valencia sia stata decisiva per la pandemia di Covid nella provincia di Bergamo. Allora, se due vostri esperti dicono due cose così diverse, signor Presidente, e se le iniziative che voi avete preso per contenere la pandemia non sono mai passate dal Parlamento e non sono mai state coperte da legge, se io devo dare delle risposte a quelle migliaia di famiglie che hanno perso i loro cari, secondo lei chi dobbiamo indicare come responsabile, dato che il Governo ha agito senza mai consultarsi col Parlamento? Chi dobbiamo indicare come responsabile nel momento in cui un vostro consulente dice che quella partita non si doveva giocare e un altro dice che già avevate il quadro di quello che sarebbe successo? Cosa dobbiamo dire, visto che i governatori delle regioni del nord chiedevano la quarantena perché arrivava dalla Cina e il Governo ha deciso di non farlo perché l'emergenza era razzismo e andare a mangiare gli involtini primavera? Che risposta devo dare nel momento che la maggioranza che sostiene lei è la stessa che ha votato per l'autorizzazione a procedere per mandare a processo un ex ministro della Repubblica, Matteo Salvini, ministro degli interni, che in una cornice di legge, che era quella dei decreti sicurezza, ha a suo modo cercato di bloccare l'immigrazione clandestina. La sua maggioranza ha ritenuto che quell'atto fosse un atto discrezionale, non coperto dalla legge, dall'interesse pubblico, e che quindi Matteo Salvini debba difendersi a processo. Lei è un giurista più fine di me, Premier Conte, ma
da giurista modesto le dico che qualche idea su chi dovrebbe rispondere di quelle migliaia di morti, data questa situazione, io forse ce l'ho, visto e considerato che qua nessuno è stato coinvolto. Borghi, deputato Borghi. Non ci avete coinvolto neanche sulle misure economiche, vi dicevo. È chiaro perché oggi non votiamo, basta sfogliare i giornali. Voi vi trincerate dietro al fatto che quella dei prossimi giorni sarà una riunione informale dell'Eurogruppo, esattamente come era informale quella a cui ha partecipato Gualtieri. Probabilmente tutta la stampa internazionale europea invece si sbaglia, visto che abbiamo tutti i telegiornali che parlano della centralità di questo vertice, perché è un vertice in cui verranno confermati gli strumenti che saranno utilizzabili per affrontare la crisi Covid. Ma perché non ci fate votare? È molto semplice, perché la vostra maggioranza una linea non ce l'ha. Qual è la linea? È quella del PD, che vuole il MES, e quella del 5 Stelle, che vuole gli Eurobond senza capire esattamente quali, perché accusa l'ex ministro Garavaglia, ma non sono ancora accorti che gli Eurobond che dovevano essere votati al Parlamento Europeo sono altra cosa rispetto a quello che ha detto lei oggi con Recovery Fund. Sono due robe diverse, caro collega Crippa, magari se le legge poi lo potrà capire anche lei. Oppure la vostra linea è quella di Di Battista, cioè quella di mandare a quel paese l'Europa e farsi colonizzare dalla Cina. Avete tre linee diverse, è questo il motivo per cui voi non volete farci votare. E quindi lei cosa fa? Giustamente esercita il suo mandato e farà quello che ritiene più opportuno. Esattamente come ha fatto il ministro Gualtieri nel 9 di aprile, quando l'Eurogruppo ha definito esattamente il perimetro di cui lei ci parla oggi. Cosa è uscito da quell'Eurogruppo come perimetro di azione? Sono usciti i 100 miliardi dei SURE, i 200 miliardi della BEI, e la possibilità di utilizzo del MES con condizionalità meno pressante per un totale di circa 36 miliardi di euro per il nostro Paese. Ebbene, quando noi, che signor Presidente del Consiglio, c'è anche la minoranza, c'è anche l'opposizione in Parlamento, abbiamo denunciato che quell'accordo fosse un accordo che non faceva gli interessi dell'Italia, dicendo esattamente quello che ha detto il Premier olandese, tanto per intenderci, quindi non è che ci siamo inventati niente, dicendo esattamente quello che dice la politica tedesca, cioè dicendo che il nostro Paese da quella trattativa è uscita con le corna rotte, lei che cosa ha fatto? Visto che ritiene invece di avere una posizione diversa che noi apprezziamo, cioè visto che lei dice invece che il MES non lo utilizzeremo mai per sostenere la nostra economia, e la ringraziamo per questo se così sarà, lei che cosa ha fatto? Il venerdì santo, invece che andare in televisione a dire che aveva tolto la fiducia al ministro Gualtieri, perché evidentemente era andato in Europa a dire cose che lei non condivideva, ha utilizzato la TV di Stato per fare un comizio contro l'opposizione, ha usato la TV di Stato per avvelenare ancora di più il clima, ha usato la TV di Stato per dividere ancora di più questo Paese che tanto soffre. Fondamentalmente, non smentendo quello che dicevamo noi. Deputato Battelli. Perché lei non ci può raccontare che il tema è chi ha approvato il MES nel 2012, quando che tra l'altro non riguarda la Lega, visto che la Lega si opponeva al governo Monti, ma il tema è chi sta decidendo che il MES adesso possa essere utilizzato per intervenire a sostenere i paesi colpiti dal Covid. E cari signori, visto che gli strumenti sono BEI, MES e SURE, e di Eurobond o Coronabond non c'è traccia, vuol dire che questo governo sta dicendo all'Europa che se abbiamo bisogno di liquidità per spesa corrente, dal MES la prenderemo, perché non ci sono altri strumenti nell'accordo che voi avete fatto, Presidente del Consiglio. Questo doveva dire il venerdì santo in televisione. E guardi, il problema sa qual è? Che lei con quella figura, Presidente, non ha svilito soltanto se stesso, perché io sono convinto che lei da giurista sappia di aver sbagliato. Lei conosca perfettamente la differenza di ruoli che c'è tra Parlamento e Governo e sappia perfettamente che in una democrazia l'opposizione ha il compito di fare l'opposizione. Quindi denunciare anche con toni duri quello che non va quando la maggioranza dal proprio punto di vista sbaglia. Lei forse ha ceduto alla logica comunicativa del partito del suo riferimento e quindi ha commesso un grave errore dividendo il Paese. Ma vede, la cosa che più mi rammarica è che lei non ha svilito solo la sua maggioranza e se stesso. Lei ha svilito l'Italia. L'Italia è una repubblica democratica. L'Italia è una democrazia compiuta, con tutti i suoi difetti. L'Italia è un paese liberale. Non siamo la repubblica delle banane dove il dittatore va a fare il comizio in televisione, non siamo tantomeno la Cina che a voi piace tanto, dove l'opposizione non c'è. Il Parlamento si rispetta anche in quel modo lì, non soltanto con i bei discorsi quando viene in quest'Aula. Ebbene,
bisogna anche fare delle proposte. Lei ha detto una cosa giusta, dobbiamo pensare a degli strumenti che non comportino una modifica dei trattati. Questo è quello che stiamo proponendo da settimane. Esiste già una Banca Centrale Europea? Sì. Esistono già misure che sono state avviate da Draghi poi, che sta portando avanti la nuova Presidente per l'acquisto dei titoli di Stato dei Paesi? Sì. Chi è che decide qual è il pacchetto di titoli di Stato che si devono comprare? Gli organismi a cui lei partecipa, signor Presidente del Consiglio. E allora, invece che inventarci delle modalità nuove per far strozzinare l'Italia, perché che sia la BEI, che sia il SURE, sia il MES, sempre lì andiamo a parare. Cioè, inventarci metodi per cui dobbiamo recuperare i soldi che abbiamo versato pagandoci degli interessi sotto. E cari colleghi, ve lo dico in maniera chiara, non esiste la non condizionalità del MES, perché questo lo dice il Trattato del Funzionamento dell'Unione Europea. Quando tu sei debitore verso il MES, sono i creditori che in qualsiasi momento decidono le condizioni. Quindi se noi prendiamo quei 36 miliardi, non solo non ci basteranno per mettere a posto la sanità e non ci basteranno per mettere a posto l'economia, ma siamo certi che un domani ci troveremo la troica in casa che ci dirà di tagliare pensioni, spesa pubblica, investimenti, spesa sociale. Per 36 miliardi, quando possiamo benissimo lavorare perché ci sia un acquisto massiccio dei titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea che monetizzi il debito, esattamente come sta facendo la Fed negli Stati Uniti, esattamente come stanno facendo le banche centrali di tutto il mondo, e avviare una campagna di acquisto dei titoli di Stato italiani, anche qua Presidente del Consiglio, incentivando i risparmiatori ad acquistarli, non proponendo la patrimoniale come fa il Partito Democratico, che altro non farà che far scappare ancora di più quelli che i soldi ce l'hanno. Quell'annuncio altro non farà che far portare via ancora più soldi da chi i soldi in Italia ce l'ha. Noi pensiamo invece di creare dei titoli che incentivino gli investitori ad acquistarli con dei benefici fiscali, mettere mano al portafoglio per aiutare il proprio paese. Penso che siamo un paese sufficientemente maturo per farlo, signor Presidente. Dicevo prima che siamo in un clima particolare, perché lei diceva dobbiamo fare presto con queste misure, l'Europa rischia di crollare. Fate presto, una parola che mi ricorda brutti scenari, mi ricorda l'epoca dell'austerity di Mario Monti, tema che mi serve a dare un'ulteriore risposta alla domanda che ho fatto prima: come è stato possibile tutto questo? Perché adesso abbiamo criticato cosa ha fatto questo governo, ma vede, la crisi Covid e quell'elenco di morti hanno anche altre, diciamo, cause dal nostro punto di vista. E quali sono le cause? Sono state quelle politiche di austerità, di tagli della spesa pubblica, di tagli della spesa sociale, che sono partiti proprio col governo Monti, che era sostenuto ben da qualcuno, non certo dalla Lega. Tutto è partito col decreto ministeriale 70 del 2012, che, tanto per intenderci, ha tagliato dal 5 al 27% il personale sanitario nelle regioni italiane, ha tagliato dal 4 al 13% i medici di base, dal 2% al 29% i posti letto. Ora in Italia abbiamo 3,2 posti letto ogni 1000 abitanti, la media europea è di 5, questo l'ha votato il Parlamento e qualcuno lo appoggiava al governo Monti, ve lo ricordo. Cari colleghi dei 5 Stelle, sono i vostri nuovi alleati, quelli hanno fatto questo, quelli hanno smantellato la sanità pubblica, quelli ci hanno portato a questi livelli. Le terapie intensive, 2,6 ogni 1000 abitanti, siamo 19esimi in Unione Europea. E diciamo grazie ai governatori delle regioni del nord che sono stati capaci in queste settimane di raddoppiarli e di affrontare l'emergenza, nonostante questo, nonostante i tagli fatti da Roma e dal governo centrale, signor Presidente del Consiglio. Quindi, Presidente, volendo tirare le somme, noi possiamo dire che quelle famiglie sono sicuramente morte per una pandemia difficile da gestire, ma queste persone hanno perso la vita e tante persone, tante famiglie stanno soffrendo nel nostro paese, anche perché sono vittime non solo di Covid, ma sono vittime anche di ordoliberismo, di austerità, di capitalismo globalizzato. Perché vede, non solo abbiamo fatto quei tagli alla sanità e alla spesa sociale, pensiamo anche ai tagli alle pensioni, quando lei con determinazione, grazie anche al nostro appoggio, andava in Europa a battersi per le pensioni per la povera gente, quando si è battuto per la quota 100, quel Premier Conte ci piaceva, non ci piace quello che invece ci viene a raccontare che il MES va bene e che ci possono essere gli Eurobond che non ci sono. Ma le dicevo, quelle persone sono mancate di austerità e di globalizzazione. Ci siamo resi conto in questa fase quanto il dramma dell'operaio che perde il lavoro perché la fabbrica delocalizza in Cina o in Sud America, il dramma dell'imprenditore che deve chiudere la fabbrica perché non può più fornire pezzi di ricambio, non ha più clienti perché qualcuno ha delocalizzato, non è soltanto il dramma di chi vive il momento.
Nell'emergenza Covid ci siamo resi conto di cosa significhi non avere in Italia una produzione industriale per i settori strategici, non avere in Italia la possibilità di fare le mascherine, non avere in Italia la possibilità di fare i tubi per intubare la gente, dover rincorrere i fornitori in giro per il mondo come dei pazzi per salvare la vita delle nostre persone perché non abbiamo più una fabbrica in Italia che produca questi strumenti. Allora, Presidente Conte, all'Eurogruppo, parliamo di come far tornare la produzione industriale strategica in Italia e di come tutelare il nostro mercato dalla concorrenza dei mercati come la Cina, governati da dittature, o di quei mercati dove non c'è il rispetto dei diritti delle persone. Questa è l'Europa che dovrebbe rinascere dopo il Covid. Un'Europa che non pensa come strozzinare l'Italia con i prestiti, ma che pensa come far sì che quello che è successo qua e nel resto d'Europa non ricapiti più. Perché vede, signor Presidente, tempi straordinari come i tempi di guerra, io ho paragonato questa situazione a un bombardamento prima, necessitano di azioni straordinarie. Se noi cerchiamo di affrontare la guerra e l'emergenza in maniera ordinaria, saremo sopraffatti dagli eventi. E vede, noi prima che parlamentari di opposizione siamo cittadini di questo paese, questo non ce l'auguriamo, ma mi permetta di dire che il fatto che la massima espressione dei cittadini, cioè il Parlamento, la luogo della democrazia, la sede della rappresentanza popolare, non possa esprimersi neanche oggi per dirle cosa fare, purtroppo non ci lascia ben sperare. Il governo ha avviato tardi e in maniera confusa le prime misure di questa tragedia che è una vera e propria guerra, lo dice Molinari della Lega. Prossimo intervento, Maria Stella Gelmini, Forza Italia.